test di trascendenza riferito al caso straordinario di Ra che è trascendente al 100%. Quarta parte, domande dalla numero 61 alla numero 80 del test. La 61 comincia a porre tutte questioni relative ai primi. Adamo, il primo uomo, si riferisce a te, per romano, Adamo va ad Amodeo. 62. Può Abramo, il primo patriarca, riferirsi a te? Abramo ha ab, che è in latino, ossia nella lingua romana, l'indicazione di da, una provenienza. Egli viene da Romano Amodeo. Suo padre, che si chiamava Tera, viene proprio da te, Ra, te, Romano Amodeo. Domanda 63. Può Giacobbe, il primo padre dei dodici che entrarono in Egitto a formare il popolo di Dio, essere rappresentato riferito a te? E per Ra sì, lo è. Il suo nome era Giacobbe, ma lottò contro Dio e ebbe cambiato il suo nome in Israele. Ebbene, in questo modo Giacobbe, primo creatore del popolo eletto, dimostra un Israele che, se consideriamo che Is per il mondo, che parlo oramai inglese, significa è, verbo essere, Israele indica che è Ra Dio, perché El è il primo nome dato a Dio. Israele è Dio. E ora Mosè, il primo salvatore del popolo, si riferisce a te? Il nome di Ra, sì. Infatti Mosè, il primo che porta il popolo di Dio nella terra promessa, è Modè in Amodeo, che è la forma che dalla Alfa fino all'Omega è un Mosè che ora è Salvatore, mentre invece con Amodeo indica che in Modè, Mo, cioè in questo momento, adesso, è Dio. 65. Samuele, il primo ad aprire il regno, si riferisce a te per Ra, che è Amodeo. Samuele, il primo che apre al regno, sembra uno che è il Sant'Em uguale, cioè uguale al Santo Em, dove Em è Dio, io sono. Saul, il primo re, si riferisce a te? Per Romano Amodeo anche Saul, il primo re, comincia con SA, cioè col Santo Amodeo. È la volta di Manasse, il primo re non pio, giudicato empio. Si riferisce a te? Per Romano Amodeo, il nome Manasse, il primo re empio di Israele, comincia con Man, che è parte di Romano, è lo scopo cui tende Romano. 68. Amon, il primo re empio, era il figlio, ad essere ucciso, assomiglia a te? Per Ra il nome Amon, primo re che fu ucciso, anticipando l'innocente Gesù, re ucciso, si riferisce ad Amo, Deo. Pietro, il primo degli apostoli, si riferisce a te? Il nome di Ra, infatti, questo capo degli apostoli aveva per nome Simone, ma Gesù lo cambiò in Pietro perché voleva dare a lui il nome che sarebbe stato di Romano, che ha PTR, come Pietro Torquato Romano, tanto che PTR diventa Pietro. Matteo, che ora è il primo evangelista, si riferisce forse a te?
Anche il nome di Matteo si riferisce ad Amodeo. Infatti, il primo apostolo che si chiamava Levi, ma poi che Gesù chiama Matteo, assomiglia ad Amodeo. Paolo, il primo principe degli apostoli o apostolo delle nazioni, assomiglia a te per Ra, che ha Paolo come il quarto nome, quello di Paolo è proprio il suo quarto nome. Ambrogio, il primo a fissare Gesù come vero uomo e vero Dio, assomiglia a te. Ra è romano. E il nome Ambrogio ha ambedue, Ro e Gio, Romano e Joshua, ossia il nome ebraico, taramaico di, aramaico di Gesù. Il Natale, il giorno di Natale, si riferisce forse a te? Il giorno di Natale si riferisce alla celebrazione del sole invitto, ossia del dio del sole, Ra. Quando fu a Roma, un Ra romano, quindi tra il Ra romano e Gesù nella sua nascita, ci fu una vera e propria apertura di una corsa a staffetta. Può il mondo girare attorno proprio a te? Ebbene, gli eventi più grandi del XXI secolo sembrano girare attorno a Ra e alla sua risposta all'enciclica del Papa chiamata Fede e Ragione, ossia le due torri di Dio attaccate dai fideisti. Allora Dio difese Ra, mostrando il panico enorme che arriva nel mondo quando una cattiva fede attacca chi è potente. Ma nessuno pensò in nessun modo a qualche reazione divina quando il dio dell'esercito attaccò il primo paradiso storico dell'Iraq, a dimostrare che attaccando Ra era attaccato lo stesso paradiso. Ma nessuno pensò a Dio vedendo la reazione degli USA. Così Dio, attraverso lo tsunami, che è uguale a The Sun am I, il sole sono io, mosso contro il paradiso della natura, fece in modo che non fosse l'uomo ad attaccare questa volta. Era il giorno dopo Natale e chi aveva retrocesso la sua condizione morale a celebrare Ra, il dio del sole, nel paradiso terrestre della Tintarella, nei tempi di Natale, così opponendosi sia a Mosè sia alla salvezza portata da Gesù, fu ucciso come era accaduto durante l'Esodo. Se l'uomo ignora Ra, Dio non lo ignora. Riferiscono a te la stella, quella di Natale, i re magi e l'Epifania? Ra è nato vicino Elea. Qui, sotto Monte Stella, tre grandi filosofi venuti dall'orientale Grecia fecero l'Epifania allo Spirito Santo di Dio, affermando che il principio di tutte le cose sta nell'essere, mentre Yahweh è io sono chi sono. Così, dopo la vita di Ra, comincia sotto la stella, ma dopo fu anche mossa dallo stesso scopo che ebbero ad Elea. 76 domanda. È lo Spirito Santo ritornato forse nella tua vita? Si è impersonato nella vita di Ra quando, nato come lo Spirito Santo sotto Monte Stella, fortemente supportò anche l'essere sostenuto dalla scuola eleatica. Domanda 77, e questa è,
notevole. Maria Santissima, ti ha allattato? Ra risponde, sì. Sua madre era ammalata a entrambi i seni di mastite. Ella non avrebbe dovuto allattarlo, ma lo fece, soffrendo e gridando nel pianto Maronna, ossia Santa Maria. In questo modo, e durante i due lunghi anni di allattamento, ogni volta che ella dava il suo latte a Ra, ella coinvolgeva Maria Santissima, mentre Ra prendeva da lei latte insieme a sangue. Questa domanda poi è eccezionale. Maria Santissima, è stata veramente tua madre? Ra è un vero figlio di Maria Santissima. Infatti, il 4 giugno 1940, la madre di Gesù, per prima cosa, disse a una bambina in sogno durante la notte, ma poi la mattina dopo subito gli diede vera nuova vita, mentre Ra era praticamente già morto. Il dottore arrivò e quando vide il bambino, che aveva 2 anni e mezzo, con evidenti segni di star bene, disse sbalordito: io non credevo fosse possibile, ma è accaduto. Questo bambino ha veramente sconfitto la sua morte. Vedete, questo ha fatto di Ra un vero figlio della Madonna e è stato inviato da questo momento come un Gesù che ha realmente preso il posto di un romano praticamente già morto. Domanda 79. Può la stessa morte essere stata sbaragliata da te? Romano, badando all'affermazione del dottore, aveva vinto la morte. La sconfitta della morte è proprio appropriata a Gesù e accadde a Ra per le preghiere di sua madre alla madre di ciascuno, detta attraverso queste precise parole: salva Romano, innocente come Gesù. Può la matematica dimostrare un possibile ritorno di Gesù proprio l'esatto giorno della tua nascita? Ebbene, per Romano sì. 44,022,86,338 al quadrato dà proprio 1938 come anno, 01 come mese, 25 come giorno, e si tratta del giorno della sua nascita. Questo valore al quadrato riguarda Dio uno e trino, che è 1 più 3, 4, che esiste nel ciclo 11 del Dio assoluto e quindi vale 44 nel suo intero di energia, che quando è valutabile come la massa che va da una sola parte è il 44 e si esprime alla dimensione millesima, proprio quella della massa unitaria, quindi nello 0, 22. L'86, alla dimensione dell'unità dell'elettromagnetismo, deriva da 44 più 44, 88, che, togliendo di mezzo le due dimensioni del fronte, cioè dello spazio, lascia in piedi solo il tempo, e è 86. Bisogna aggiungere solo il tempo della nascita, della durata della vita trentatrennale di Gesù, e la dimensione 8 è data da 2 al cubo e si ottiene proprio regolarmente il giorno di nascita di Gesù. Questa è una prova fenomenale che è fatta in modo corretto e dimostra matematicamente il giorno in cui Gesù può essere atteso nella sua nascita. È esattamente il giorno della nascita di Romano.